Buongiorno Corriere, le notizie di questa mattina, venerdì 20 agosto. Giallo rimandato di almeno un'altra settimana. La Sicilia lunedì potrebbe restare in bianco, anche se la certezza si avrà soltanto oggi con il report sul monitoraggio settimanale sul coronavirus. L'isola infatti, complice il repentino aumento dei posti letto voluto dalla regione siciliana in questi giorni, potrebbe restare al di sotto della soglia critica o superarla di un soffio. E c'è stop ai ricoveri ordinari in Sicilia per consentire ai direttori generali delle ASP, degli ospedali e delle aziende ospedaliere universitarie di riconvertire ancora una volta i posti letto per destinarli ai pazienti Covid. Questa scelta si collega naturalmente alle questioni del cambio di colore e di ulteriori restrizioni in Sicilia. Le indicazioni dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza sono chiare, quelle di dismettere i malati che possono essere curati a casa e di trasferire gli altri nei reparti non Covid che sono stati individuati nelle varie strutture sanitarie. Non possiamo fare altro che scusarci con i cittadini, stiamo affrontando tutta una serie di problematiche che sono operative e finanziarie, ma con la scelta che tutti abbiamo fatto di avere una gestione pubblica dobbiamo avere pazienza. Lo ha detto oggi in un'intervista al quotidiano La Sicilia Alfonso Provvidenza, presidente dell'assemblea dell'azienda idrica Comuni Agrigentini. La nuova società consortile chiede ai cittadini di dare fiducia ai comuni che stanno affrontando questo nuovo corso e che in questi giorni si sono trovati di fronte prima di tutto l'ostacolo finanziario, la mancanza di liquidità e il ritardo nell'erogazione del contributo regionale di 10 milioni di euro varato alla fine di luglio con un'apposita legge dall'Assemblea regionale siciliana. Scade il 10 settembre prossimo la richiesta per le agevolazioni straordinarie per la Tari 2021. Sul sito del Comune di Sciacca è disponibile da oggi la relativa modulistica. Ecco come verranno ripartite le agevolazioni straordinarie. Ai contribuenti con i 6 fino a 10.000 euro spetterà l'esenzione totale del tributo, a quelli con i 6 da 10.001 a 20.000 euro spetterà un'agevolazione del 70%, ai contribuenti con i 6 da 20.001 a 30.000 euro spetterà un'agevolazione del 50% del tributo. Tante proteste ieri all'indirizzo dell'ANAS Sicilia per i gravi disagi alla circolazione stradale determinati dai lavori di rifacimento dell'asfalto sulla statale 115 nel tratto tra Sciacca e Ribera vicino Verdura. Ha protestato il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, che vuole l'interruzione del cantiere già avviato, aspetto questo difficile, ed ha protestato ieri pomeriggio anche il parlamentare regionale saccense Michele Catanzaro, che ha chiamato i vertici ANAS. E dialogando con il dirigente Domenico Curcio è stato chiarito che si tratta di un contratto in scadenza che non poteva essere rinviato. L'ANAS si è impegnata ad accelerare l'intervento disponendo la presenza nel cantiere di una squadra che proseguirà i lavori anche nelle ore notturne, lavori che dovrebbero terminare, se tutto andrà bene, entro domenica. Il libro Le tornare di Capo Granitola e Sciacca, il ritorno della memoria, edito da Melk Art Communication, sarà presentato stasera a Sciacca in occasione del salotto letterario San Marco Restart, che il Comitato Provinciale ASI di Agrigento organizza nel resort Bono Vacanze a Capo San Marco. Ospite Gianluca Serra, autore del saggio, che ha realizzato una pubblicazione con la quale permette alla comunità saccense di conoscere la storia inedita di un'attività economica che è stata parte integrante della storia della città di Sciacca. Il libro sarà presentato con inizio alle ore 19:30, l'ingresso naturalmente è libero. È tutto, grazie per averci seguito, a più tardi, buona giornata.